Un'altra grande partecipazione per la mostra zootecnica della Patronale di San Giacomo, edizione 2018. Devo dire che siamo veramente contenti perché quest'anno, più ancora che in altre passate edizioni, vedo un riscontro di popolazione, di persone interessate, di bambini soprattutto. Non so per quale motivo, ma ne sono felicissimo. Moltissimi giovanetti che vengono a vedere gli animali che hanno poca occasione di vedere obiettivamente nel nostro vivere quotidiano. Hanno avuto un grandissimo successo i pony, che speriamo possano presto diventare una ricorrenza settimanale qui al castello. La passeggiata gratuita con i pony è un progetto che abbiamo messo a fuoco recentemente, penso che partirà in agosto. Sono avuto un grande successo le alpaca, quelle che tutti chiamano il lama, ma non sono lama, che è un allevamento di San Benigno che per la prima volta si presenta qui in fiera, e una decina di invece aziende agricole, le nostre affezionate aziende agricole, che quest'anno sono in grande spolvero, devo dire. Quindi grazie al coordinamento del dottor Salassa, che è un po' il deus ex machina di questa manifestazione, la giornata si presenta veramente buona. Tra qualche minuto cominceranno le premiazioni, è un atto doveroso per questi personaggi, questi operatori della zootecnia che stanno affrontando difficoltà non indifferenti per promuovere un prodotto, la bovina piemontese, che è un nostro fiore all'occhiello e che ringraziamo ovviamente. Una patronale, una mostra zootecnica che si è riuscita a realizzare nonostante le difficoltà della normativa Gabrielli. Ecco, mandatemi così il modo di essere un pochettino polemico. Questa direttiva Gabrielli e questa circolare successiva, che è esplicativa ma che dirotta sui sindaci è una gran parte delle responsabilità, effettivamente sta mettendo i piccoli comuni, ma anche i grandi, nelle condizioni di non poter più fare delle manifestazioni. Ora, il voler normali il rischio, il voler controllare a tutti i costi qualunque tipo di appunto di rischio sulle attività è una cosa quasi impossibile. L'imprevedibilità fa parte della vita di ogni giorno. Il voler prevedere anche l'imprevedibile ha dei costi e degli oneri e delle responsabilità che sinceramente non riesco a capire come si potranno in futuro gestire. Mettiamo a rischio la cultura, mettiamo a rischio gli usi e le tradizioni di molte delle nostre piccole comunità.